Cittadini, rappresentanti della nazione, egli è dunque giunto al fine il momento in cui Luigi, accusato in nome del popolo francese, può farsi ascoltare fra questo popolo stesso. È giunto il momento in cui, circondato egli dai patrocinatori dati gli dalla umanità e dalla legge, può presentare alla nazione una difesa approvata dal suo cuore e mettere in chiaro avanti di essa tutte le sue intenzioni. Già dal silenzio che mi circonda io comprendo che il Dì della Giustizia succede ai giorni della collera e di prevenzione, che quest'atto solenne non è una vana formalità, che chiunque sia sì, ridotto alla umiliante condizione di un accusato, è sempre sicuro di riscuotere l'attenzione ed eccitare l'interesse dei suoi accusatori medesimi. Io dico l'uomo, chiunque sia sì, perché Luigi non è più infatti che un uomo, ed un uomo accusato, e più non opera prestigi, non può più nulla né imprimere timore né offrire ricompense. Questo è dunque il momento in cui voi gli dovete non solo la maggiore giustizia, ma oserei dire ancora il maggior favore. Egli ha diritto di ispirarvi tutta la sensibilità che eccita un eccessivo infortunio. Mi chiamaste tra voi, ci venne, ma ci venne con calma, con coraggio, con dignità ci venne col sentimento della sua innocenza rassicurato dalle sue intenzioni di cui niuna potestà umana può involargli la consolante testimonianza, conscio di tutta la sua vita ha potuto palesarvi il suo animo e vuole che voi e la nazione per mezzo vostro sapesse tutto ciò che ha fatto. Vi ha svelato persino i suoi più nascosti pensieri. Luigi non ha potuto che dirvi la sua innocenza, non ha potuto dimostrarla, addurne le prove. Io cittadini, le reco a voi e al popolo in cui nome egli è accusato. Vorrei in questo momento essere ascoltato dalla Francia tutta, vorrei che s'ampliasse all'istante questo recinto per contenervela. Sa bene Luigi che in aspetta tutta l'Europa l'esito di questo giudizio, ma egli non si occupa che della Francia e sa che saranno un giorno dalla posterità raccolti e ben pesati i documenti tutti di questa gran causa tra una nazione ed un uomo, ma Luigi... Non pensa che ai suoi contemporanei, non aspira che a disingannarli. Questa pure è la sola meta del nostro ragionare, difenderlo, giustificarlo. Noi vogliamo occuparci solo del momento presente, della sorte di Luigi. Crederemo di aver pienamente soddisfatto alla nostra incombenza, dimostrando che egli è innocente. Non devo dissimulare però quanto a noi tutti e più a me sia stata penosa la brevità del tempo concesso a compilare questa difesa, ai materiali immensi che abbiamo fra le mani, appena abbiamo potuto dare un'occhiata. In una causa che per la sua importanza, per la sua solennità, per la sua grandezza, per la sua impressione nei secoli remoti avrebbe meritato la meditazione e l'assiduo lavoro di molti mesi, io non ho avuto nemmeno otto giorni. Io vi supplico, dunque, o cittadini, di prestarci quell'indulgente orecchio che dovete al nostro rispetto verso il vostro decreto e al desiderio nostro dubbidirvi. Troppo vasta è la mia carriera, procurerò dunque di restringerla con opportune divisioni, ma io parlo anche al popolo stesso e preme tanto a Luigi di distruggere le precauzioni ispirategli contro di lui e confutare tutti i fatti che gli vengono imputati. Io stabilirò dunque in prima le massime, quindi discuterò i fatti enunziati nell'atto d'accusa. Io devo qui esaminare queste massime sotto un doppio aspetto, cioè del tempo precedente e del tempo susseguente, l'abolizione della monarchia. Al primo entrare in queste ricerche mi si presenta il decreto per cui la Convenzione nazionale ha deciso che essa stessa avrebbe giudicato Luigi. Dichiarando ciò, ella si è costituita giudice dell'accusa da lei stessa intentata contro di lui, ma nello stesso tempo ordinò che i fosse ascoltato giacché non lo poteva giudicare senza ascoltarlo. Egli ha dunque il diritto di valersi d'ogni mezzo di difesa per rispingere l'accusa. Questo è un diritto comune a tutti gli accusati precisamente perché sono accusati né può il giudice precluder loro una via sola di giustificazione. Il loro ufficio, altro non è che di pesarne la forza. Ecco dunque le massime che io stabilisco e imploro. Le nazioni sono sovrane. Elle non sono padrone di adottare quelle forme di governo che loro sembrano più convenevoli, ciò sta scritto anche nell'atto nostro costituzionale, ma una grande nazione non può esercitare la sovranità da se stessa. Deve essa pertanto scegliere un re o darsi una forma repubblicana. Nell'anno 1789, in quella prima epoca della sua rivoluzione, la nazione ha dichiarato ai suoi deputati che la voleva un governo monarchico. Io apro dunque la Costituzione e leggo al primo capo dell'autorità regia che essa è indivisibile ed affidata ereditariamente alla stirpe regnante di maschio in maschio. Osservo quindi che l'autorità regia è stata data a Luigi a titolo di delegazione, dunque deve riconoscersi per principio fondamentale che la Costituzione, incaricando Luigi ad esercitare fedelmente l'incombenza augusta dalla nazione affidatagli, non ha potuto sottoporlo ad altre condizioni o ad altre pene fuori di quelle che sono scritte nel mandato medesimo. Or, quali sono queste condizioni? Leggo nell'articolo secondo che la persona del re è inviolabile e sacra ed osservo che questa inviolabilità è qui prescritta in maniera assoluta, tuttavia vi sono ipotesi prescritte dalla Costituzione le quali suppongono alcune circostanze in cui può egli perdere questo carattere e non essere più re. La prima di queste circostanze è esposta nell'articolo quinto in questi termini. Se un mese dopo l'invito del corpo legislatore il re non ha prestato il proprio giuramento, se dopo averlo prestato lo ritratta, si avrà per rinunziata da lui la regia autorità. La nazione impone qui al re l'obbligazione di giurare, d'essere fedele, di mantenere il suo giuramento e ritrattarlo è senza dubbio un delitto del re contro la nazione. La Costituzione l'ha preveduto, qual pena va imposto, che si avrà per rinunziata da lui la Regia autorità. Essa crea una supposizione per cui dichiara che, nell'ipotesi preveduta, si presumerà abdicata dal re la regia autorità. Ho detto che la Costituzione ha preveduto il caso del giuramento ritrattato dal re, ma egli poteva trasgredire senza ritrattarlo, poteva tendere insidia alla sicurezza della nazione, poteva dirigere contro di essa la forza datagli per difenderla. La Costituzione ha anche preveduto questo delitto. Cosa ha prescritto? Leggesi all'articolo 6, se il re conduce un'armata contro la nazione o se gli non si oppone con un atto formale ad una tale intrapresa che venga eseguita in suo nome, sarà per rinunziata da lui la regia autorità. Io vi supplico, cittadini, di cui ben osservare il carattere del delitto preveduto dalla legge, condurre un esercito, dirigerlo contro la nazione. Certamente non vi può essere delitto più grave di questo, che tutti in sé li comprende e suppone esso nelle combinazioni previe ogni perfidia, ogni macchinazione, ogni trama necessaria per una tale intrapresa e nei suoi effetti tutti gli orrori, tutti i flagelli, tutte le calamità che accompagnano una guerra sanguinosa ed intestina. Eppure che cosa ha prescritto la Costituzione in questo caso? La presunzione del trono abdicato. Finalmente l'articolo 8 dichiara, e questo è l'articolo della somma importanza, che dopo l'abdicazione espressa o legale, il re sarà compreso nella classe dei cittadini e potrà essere accusato e giudicato comessi per gli atti posteriori alla sua abdicazione. Il re, rientrato nella classe dei cittadini, può essere giudicato comessi, ma per quali azioni? Per le posteriori alla sua abdicazione, dunque. Per le azioni precedenti non può essere sottoposto ad alcun giudizio, nell'ordinario senso di questa parola. A quelle azioni null'altro si può riferire che la presunzione dell'abdicazione. Ecco quanto ha prescritto la Costituzione e non si può eluderne il testo. Passiamo ora all'applicazione di queste massime. Luigi è accusato. Lo è in nome della nazione, lo è di molti delitti. O questi sono preveduti dal Codice Costituzionale o non sono, se non sono voi non potete giudicarlo perché non esiste legge alcuna applicabile al caso e voi sapete che uno dei più sacri diritti dell'uomo sia quello di non essere giudicato che conformemente alle leggi promulgate prima dei commessi delitti. Io so bene che avendo ora già la nazione abolita la monarchia, non va più luogo a dichiarare questa abdicazione. La nazione aveva certamente il diritto di abolire la monarchia, di cambiare la forma del suo governo, ma aveva essa il diritto di cambiare lo stato di Luigi? Di applicare a lui altre leggi fuori di quelle cui si era sottoposto? Di trasgredire le condizioni del suo mandato? Egli ha dunque il diritto? di così parlarvi. Quando si è adunata la Convenzione, io ero prigioniere della nazione. Potevate allora giudicare di me come volete fare oggigiorno. Perché non l'avete fatto? Avete abolita la monarchia, non ve ne contrasto il diritto. Ma se aveste differito questa dichiarazione della volontà nazionale e mi aveste fin da allora accusato e giudicato, non potevate applicarmi altra pena che l'abdicazione. Perché non avete cominciato da questo giudizio? Ciò che avete fatto di poi non ha potuto estinguere i diritti che io aveva allora. Perché mai avete voluto prima distruggere la Costituzione e poi opporre alle mie difese che la Costituzione più non esiste. Voi volete punirmi. E per avere annullata la Costituzione, volete togliermene il beneficio. Voi volete punirmi. E perché non provate alcuna pena legittima che mi spetti, ne volete creare una diversa da quella a cui mi era io stesso sottoposto, voi volete punirmi. E perché non va legge che mi condanni, ne volete fare una per me solo. Io sento che in oggi. Non vi ha potestà alcuna che uguagli la vostra, ma ve nè una che voi non avete, quella d'essere ingiusti. Cittadini, non va risposta a questo argomento. Si dice che Luigi deve essere giudicato come un nemico, sia, ma il re che conduce un esercito armato contro la nazione non è egli un nemico? Eppure la Costituzione ha preveduto il caso e ne ha fissata la pena. Altri osserva che l'inviolabilità del re è relativa solo agli attacchi dei cittadini privati, ma che tra popolo e re non va alcun naturale rapporto. Dunque i capi delle repubbliche non potranno richiamare in loro favore le guarenzie date loro dalla legge. Dunque i rappresentanti della nazione non saranno più inviolabili presso al popolo per ciò che avranno detto o fatto in qualità di rappresentanti. Che inconcepibile sistema! Si è detto infine che. Se non vera legge applicabile a Luigi, la sola volontà del popolo doveva farne le veci. Cittadini, ecco la mia risposta. Leggo in rosso. Dove non vedo né legge che diriga né il giudice destinato a pronunziare, io non posso ravvisare una volontà generale. La volontà generale non può, come generale, pronunziare né intorno ad un uomo né intorno ad un fatto. Questo testo non ha bisogno di commenti. Qui pongo fine a questa serie di argomenti che ho raccolto da tutti gli scritti che furono pubblicati e che, come si vede, non distruggono le massime da me stabilite, ma infine gli sembra che qualunque cosa sia si detta o possa dirsi contro l'inviolabilità stabilita dall'atto costituzionale, non tenda a provare altro se non che o la legge non deve essere intesa nel senso assoluto delle sue parole o non deve essere eseguita. Alla prima sezione io rispondo che nel 1789, quando fu discussa questa legge nell'Assemblea Costituente, si proposero tutti i dubbi, tutti gli argomenti, tutte le difficoltà. Che si rinnovano oggi. Eppure la legge fu adottata collegesi nell'atto costituzionale. Dunque, essa non si può ora torcere ad un senso diverso, dunque non si può con distinzioni eluderne il senso e la precisa espressione. Dunque non si può limitare l'inviolabilità che fu pronunziata assoluta ad un'inviolabilità relativa e modificata. Rispondo alla seconda asserzione che, quando anche l'inviolabilità fosse irragionevole, assurda, funesta alla libertà nazionale, dovrebbe sempre essere osservata finché non sia rivocata dalla legge, perché la nazione l'ha accettata con la Costituzione ed accettandola ha giustificato i suoi rappresentanti dell'errore che loro si rimprovera e perché finalmente il che davvero non ha replica? Essa ha giurato di osservarla sino alla sua rivocazione. La nazione può dire oggi io non voglio più monarchia e perciò appunto non la voglio perché non voglio l'inviolabilità del re senza la quale non può sussistere un governo monarchico ma la nazione non può scancellare l'inviolabilità per quel tempo in cui Luigi occupò il trono costituzionale. Luigi fu inviolabile finché fu re. L'abolizione della monarchia non può mutare la precedente sua condizione. Non ha più luogo, è vero, la presunta abdicazione minacciata dalla legge, ma per questa ragione stessa non va pur luogo ad applicargli altra pena. Concludiamo or dunque e ripetiamo che senza legge applicabile al caso non vi può essere giudizio e senza giudizio non vi può essere condanna. Io parlo di condanna. Ma badate bene che se spogliaste Luigi della regia inviolabilità. Voi dovreste rispettare in lui i diritti del cittadino, far non potete che i cessi da essere re per assoggettarlo al vostro giudizio e che non sia cittadino ma re quando lo giudicate. Ora, se voi volete giudicare Luigi come cittadino, io vi domanderei. Ove sono le formule salutari che ogni cittadino ha il diritto imprescrittibile di richiamare? Ove la separazione della potestà legislatrice, esecutrice e giudiziaria senza cui non va né Costituzione né libertà? Ove quei distinti giudici del fatto e del diritto dati quali ostaggi dalla legge ai cittadini per garantire la loro sicurezza, la loro innocenza? Ove? la facoltà di ricusare più giudici data dalla legge perché è necessaria a ribattere o ad evitare l'odio e la passione, ove quella maggioranza di voti decisivi si sì, saviamente prescritta per evitare la condanna o per raddolcirla, ove quel tacito scrutinio che invita il giudice a meditare prima di pronunziare il suo voto e che racchiude per così dire nella stessa urna e la sua opinione e la testimonianza della sua coscienza, insomma io vi dimanderei dove sono? Tutte quelle religiose precauzioni prese dalla legge perché il cittadino, anche reo, non sia mai colpito che da lei sola. Cittadini, io vi parlo qui con la schiettezza di un uomo libero. Io cerco tra voi dei giudici e non vi trovo che degli accusatori. Voi volete pronunziare sulla sorte di Luigi e siete voi stessi che l'accusate. Volete giudicare Luigi? Avete già palesato il vostro voto e le vostre opinioni sono già note a tutta Europa. Sarà dunque solo Luigi tra i francesi per cui non esista né legge né formalità di giudizio. Ei non avrà né le prerogative reali né i diritti di cittadino. Non gioirà né dell'antica né della sua nuova condizione. Quale strano, inconcepibile destino! Ma non insisterò più su queste riflessioni. Le abbandono alla vostra coscienza. Non voglio valermi delle sole massime in difesa di Luigi. Io voglio combattere e distruggere le prevenzioni formatesi contro il suo carattere, contro le sue intenzioni. Ma cingo adunque a giustificarlo con la discussione di tutti i fatti enunciati nell'atto d'accusa. Divido quest'atto in due parti e parlerò separatamente dei fatti che hanno preceduto la Costituzione e di quelli che l'hanno seguita. Cittadini, voi risalite nell'atto d'accusa sino al mese di giugno del 1789, vi risalgo anch'io. E come avete potuto accusare Luigi d'aver voluto il 23 di giugno sciogliere l'Assemblea dei rappresentanti della Nazione? Obliate voi dunque che l'aveva formata egli stesso. Obliate voi che da 150 anni i suoi antenati più gelosi di lui della propria autorità avevano sempre ricusato di convocarla che egli solo ne ebbe il coraggio che solo osò chiamare intorno a sé i lumi e le consolazioni del suo popolo e non teme di ascoltare i suoi richiami Obliate voi tutti i sacrifici che aveva già fatti prima di questa convocazione nazionale tutto ciò che aveva detratto all'autorità sua per accrescerne la nostra libertà la vivissima gioia che dimostrava vedendoci goderci il bene si sì prezioso che gli stesso ci concedeva? Cittadini, da quanto siamo ora lontani da quel momento. E credete voi che il medesimo uomo, che ebbe spontaneamente questa volontà, sì coraggiosa, insieme e sì nobile, abbia potuto averla un mese dopo diversa? Voi gli riproverate le agitazioni del mese di luglio le troppe appostate attorno a Parigi, i loro movimenti. Io potrei dirvi che provò Luigi, allora che non aveva le intenzioni affibbiategli. Potrei dirvi che quelle truppe erano destinate unicamente a difendere la capitale dai suoi agitatori, che anzi d'esser comandate per attaccare un popolo resistente, avevano ordine espresso d'arrestarsi in faccia a lui. Il vidi io stesso quest'ordine, quando ebbe a patrocinare il generale di quelle truppe, Besenval, accusato allora di lesa nazione e che la nazione non ha esitato ad assolvere. Voi gli avete rinfacciati gli avvenimenti dei giorni 5 e 6 ottobre. Voi dite che dopo la Federazione Nazionale Luigi ha tentato di corrompere l'opinione pubblica, che negli scritti trovati presso di lui vedessi Talon incaricato ad agire in Parigi e Mirabeau ad imprimere un moto controrivoluzionario nelle province, che nelle lettere all'amministratore del suo pecuglio s'accenna denaro sparso, sparso inutilmente. Voi gli opponete questi scritti, queste lettere. Cittadini, sono molte le mie risposte. Se esercitasse qui la clientela ad un cittadino ordinario davanti ai suoi legittimi tribunali, direi che non si può trarre prova alcuna contro di lui dagli scritti rapiti con l'invasione del suo domicilio. Osserverei che quando si fa perquisizione ad un accusato, prima di suggellarne le carte, se ne fa l'inventario in sua presenza. Soggiungerei che senza una tale cautela sarebbe facilissimo alla nimicizia o alla malevolenza di intrudere nel piego suggellato carte contrarie o sottrarne le favorevoli. Direi infine che, senza la sagra formalità della presenza dell'accusato all'inventario delle scritture trovate nel suo domicilio, l'onore e la libertà d'ogni cittadino sarebbero esposti ogni giorno al più imminente pericolo. Se avrei diritto di valermi di una tale difesa a favore di qualunque reo, non l'avrò meno al certo di valermene in favore di Luigi. È stato invaso il suo domicilio. Aperti i suoi forzieri, rotti i suoi scrigni, dissipati in gran parte e perdute le sue carte. La legge non le ha prese sotto la sua custodia nessun sigillo, nessun inventario fatto in presenza di Luigi. Si è potuto durante il tumulto dell'invasione disperdere o sottrarre molte carte, e quelle principalmente che avrebbero spiegato il senso di quelle che ora gli soppongono. Insomma, Luigi non era presente al sequestro delle carte, non ha assistito alla loro ricognizione, al loro esame. Egli ha dunque il diritto di non ammetterle e nessuno ha diritto di valersene contro di lui. Ma poi che sono mai queste carte? Sono lettere di un uomo morto e lettere di un morto faranno una prova. Se il supposto autore vivesse... Non potrebbero essergli riproverate senza prima verificare che furono scritte di sua mano. Come potranno far prova contro un terzo, contro Luigi? Si parla di uno scritto diretto a Luigi in cui dice si è rappresentato Mirabeau pronto a promuovere una controrivoluzione nelle province, ma qual colpa va il re? Di non aver punito o denunziato Mirabeau. Boh. Ma bisognava prima verificare i fatti allegati ed ei non poteva. Quanto sarebbe sgraziata la sorte dei re se fossero incolpati perfino dei sospetti che, citare, possono gli avvisi che essi ricevono. Cittadini, Mirabeau, vivendo, è stato, si può dire, l'idolo del popolo, la sua estimazione sopravvisse a lui, ora la sua memoria è accusata. Ma si innalza una voce per difenderla avanti la nazione. Aspettiamo dunque che la nazione abbia esaminato e deciso. In sostanza, tutte queste lettere, tutti questi scritti, cosa contengono? di relativo alla persona di Luigi. Non vi si ravvisa la menoma circostanza che dia luogo ad un'accusa, non va nemmeno ombra di prova che gli abbia accolto i progetti proposti. Nelle annotazioni marginali egli non va scritta che la data e il nome dell'autore, non vi si ravvisa nulla onde congetturare quale sia stato il suo giudizio e certamente se ha qualche peso la testimonianza dell'opinione pubblica basta la notoria sua probità a burgarlo di tutti questi sospetti. Ma poniamo che Luigi abbia fatto egli stesso non già a fine di pervertire l'opinione pubblica ma per correggerla, ciò che tanti faziosi facevano per traviarla o per corromperla. Quale rimprovero può farsene a lui? Ora la nazione ha decretato che è repubblica, ma allora l'opinione era contraria a questa forma di governo, anzi i repubblicani erano allora i faziosi, tali erano ancora nell'ultimo scorso luglio quando l'assemblea legislatrice si dichiarò essa stessa con un suo decreto, affatto contraria a questo sistema. La nazione voleva allora la Costituzione, si poteva dunque scrivere per sostenerla, questo anzi era allora un dovere. Luigi, qual capo supremo del governo, qual depositario della Costituzione da cui aveva avuto la regia potestà, doveva conservarla con la più vigile cura. Gli era lecito influire nell'opinione pubblica dirigendola. Che se nell'esecuzione dei piani proposti gli da lui giudicati plausibili fossero state tradite le sue intenzioni o si fosse abusato della sua fiducia, se si fossero sparse senza la sua saputa opinioni pericolose o combattute le massime savie ed utili, si dovrebbe gemere. Sulla sorte dei re, compassionare Luigi, non accusarlo. Cittadini, ho trascorso la prima epoca del vostro atto d'accusa e ho giustificato Luigi di tutti i fatti che gli avete imputati, eppure non ho pronunziata ancora la parola decisiva che sola avrebbe cancellato ogni errore. E persino ogni colpa, se mai ne avesse commesso. Io non ho detto che dopo tutto ciò Luigi ha accettato la Costituzione. Questo bastava solo per rispondere a tutto. La Costituzione era il nuovo patto d'alleanza fra la nazione e Luigi. Questo patto solenne non ha potuto stipularsi senza una piena, vicendevole fiducia. Non v'era allora più nebbia fra il popolo e il re. Già più non esisteva il passato, erano dissipati i sospetti, pacificate le dissensioni, svanite le prevenzioni. Insomma, tutto era dimenticato, estinto. Non si può ora più, dunque, nemmeno ricordare ciò che ha preceduto la Costituzione. Leggiamo ciò che l'ha seguita, dovendomi qui primieramente occupare dei fatti che possono riguardarsi come puramente di lui personali. Qui, legislatori, manca il tempo all'ampiezza del soggetto, ma risponderò a tutti i rimproveri fatti sia Luigi, vi risponderò più rapidamente che se avessi potuto tenere dietro a tutte le combinazioni necessarie per una difesa che abbraccia tanti capi diversi, ma infine risponderò in modo di confutarli interamente. Io debbo pur ridirlo. Gli avvocati di Luigi non hanno pensato a se stessi, hanno pensato a lui solo. Sapevano ben essi che in una causa che è l'oggetto dell'inquieta curiosità di tutta Europa, che scuote tutti gli affetti dell'animo per la schiettezza e la pienezza del suo soggetto, bisognava una discussione sì grande per così dire, com'è la causa stessa. Ma noi vogliamo qui rischiarare il popolo, ricondurlo, dissipare le prevenzioni ispirategli. Noi vogliamo convincerlo coi fatti soli e. L'abbandono di ogni arte oratoria è un sacrificio di più che facciamo a Luigi. Speriamo che tutta Europa ce ne saprà a buon grado. S'accusa Luigi di aver ricusato la sanzione al decreto del campo di Parigi e a quello della deportazione dei preti. Potrei osservare che la Costituzione aveva lasciato la sanzione in piena libertà del re, così che se avesse egli ricusato il campo di Parigi per motivi erronei, non si avrebbe il diritto di rinfacciargli il suo errore, molto meno di imputarglielo a colpa, ma prescindendo ancora da questa riflessione, è supposto pure che abbia qui Luigi sbagliato. Egli è certo però che fu indotto a questo rifiuto da motivi saggi e ragionevoli. Egli temeva di citar sedizioni. Il decreto aveva allarmata la Guardia Nazionale, le opinioni della Capitale erano divise, altri parevano giustificare il decreto, altri biasimarlo, i ministri stessi del Re non erano d'accordo. Fra tutte queste agitazioni Luigi crede prudente consiglio ricusare la sanzione richiesta, ma nel medesimo tempo pensò ad un mezzo che prometteva i medesimi vantaggi nel campo decretato, senza averne però gli inconvenienti. Egli formò il campo di Soissons, quel campo che fortunatamente fu il più importante per la nazione, avendo dato grandi soccorsi all'armata francese e a cui sarebbe stato inutile il campo di Parigi. Per riguardo al decreto contro i preti, io vi rispondo cittadini che non si deve già mai forzare la coscienza. Luigi teme di macchiare la sua sanzionando quel decreto, ha potuto certamente ingannarsi, ma era in lui virtuoso il suo medesimo errore. Comunque se ne volesse biasimare il risultato, non si può a meno di rispettarne il principio. Rimembrate intanto la giornata memorabile del 20 giugno. Il ministro Morgue gli scriveva quel giorno che quel decreto era egualmente contrario ai suoi principi e al suo cuore. A proposito dei preti, si è pure rinfacciato a Luigi uno scritto mandato gli da Roma, in cui parea che il Papa richiamasse i diritti suoi e della Santa Sede sopra Avignone. Ma come poteva impedire il re che il Papa gli mandasse un breve e qual è la sua colpa d'averlo ricevuto? Si era rimproverato a Luigi di aver continuato il soldo alla sua guardia che, per ordine dell'Assemblea, doveva essere congedata. Cittadini molto risposti annientano questa accusa. In primo luogo, Luigi era padrone di ricusare la sanzione al decreto che ordinava il congedo di questa guardia. Essa era stata prescritta dalla Costituzione medesima né si poteva abolirla senza il consenso del re. Pure l'Assemblea gli ha chiesto di congedarla ed egli l'ha fatto. Ma il decreto stesso concedeva a Luigi la facoltà di creare nuovamente la sua guardia e di ammettervi in parte gli individui stessi della guardia licenziata, dove a egli dunque intanto sino alla ricomposizione della nuova guardia continuare ai congedati il loro soldo, questo era un atto d'umanità, di giustizia era dovuto a quelli che erano destinati a rientrare nella nuova guardia era dovuto anche agli altri perché non erano per alcun giudizio dichiarati immeritevoli altronde il re non ha ciò fatto clandestinamente ma con pubblico proclama dicesi che alcuni erano diffamati per il loro antipatriottismo ma non se ne accennano i nomi né alcuno si doveva presumere colpevole prima che fosse giudicato ad ogni modo questi tali non sarebbero stati compresi nella nuova guardia ma intanto sarebbe stata una barbarie ricusar loro in quell'intervallo i necessari sussidi. Si è poi rimproverato a Luigi d'aver soccorso gli emigrati, d'aver tenuto corrispondenza con i suoi fratelli, d'aver tentato di favorire per mezzo dei suoi ambasciatori la coalizione delle altre potenze contro la Francia e d'avere infine avuto influenza nelle deliberazioni della Corte di Vienna. Devo innanzitutto osservare che Luigi si è opposto incessantemente all'emigrazione, non solo con tutti i suoi proclami nazionali, ma anche per mezzo delle relazioni che aveva nei paesi stranieri. Invoco in prova di ciò gli archivi del Dicastero degli Affari Esteri e quelli del Consiglio del Re. Noi non abbiamo avuto tempo di scorrerli, ma certamente vi si troveranno frequenti le prove di quanto asserisco. Posso però citare un fatto ben rimarchevole tratto dai registri degli affari stranieri. Nel novembre del 1791, gli cercarono di comperare dai francofortesi cannoni e munizioni da guerra che loro furono ricusate Luigi ne ha informato dal suo residente a Francoforte immediatamente fa scrivere dal suo ministro a quel residente di ringraziare il magistrato di Francoforte per la sua savia condotta ed invitarlo a raddoppiare precauzioni e vigilanza per impedire agli emigrati di procacciarsi armi e munizioni in quella città questo basta per gli atti pubblici vediamo se va qualcosa a dire degli atti privati si parla di denari somministrati, cittadini. Non va un solo emigrato, rigorosamente emigrato, che abbia avuto da Luigi soccorsi pecuniari. Egli ha mandato soccorsi ai suoi nipoti quando il loro padre non aveva più con che mantenerli, ma chi avrebbe il coraggio di imputargli ciò a delitto? Quando il padre loro uscì dalla Francia, uno d'essi non aveva che 11 anni e l'altro 14, possono dirsi emigrati fanciulli di quell'età che seguono il padre loro? Oltre ciò, non vera legge allora che fissasse l'età relativa all'emigrazione. Questa legge è stata fatta recentemente dalla Convenzione Nazionale, finalmente il decreto che aggiudicò alla nazione tutti i beni degli emigrati, comprese anche quelli del padre loro. I nipoti di Luigi erano dunque privi di sussistenza, considerate che erano suoi nipoti. Non dovea egli sentire gli affetti della natura e secondarli. Dovea egli perché re cessare d'essere parente, d'essere uomo? Ha mandato Luigi denaro a Boisier, ma questo era destinato al viaggio di Montmedy. Si rimprovera un dono fatto ad Hamilton, ma gli era dovuto per le perdite irreparabili che gli aveva fatto nello stesso viaggio di Montmedy. Dicesi che Boisier ha rimesso al fratello maggiore del re una somma eccedente 100.000 scudi a conto del re. Ma questa imputazione nasce da un puro equivoco di una frase anfibologica. Nei conti di Boisier era infatti scritto, rimesso a messie fratello del re per suo ordine. Quest'ordine è evidentemente quello di Monsieur che realmente dava delle provvisioni negli stati stranieri ed anche dei rescritti in nome del re e non mai un ordine di Luigi. L'equivoco nacque solo dalla qualificazione di fratello del re aggiunta al nome Monsieur. Ma la verità si è, e Luigi lo afferma costantemente, che egli non ha mai mandato denari a suo fratello. Se ci fossero state comunicate le carte che accompagnavano il conto di Boyer, noi potremmo qui presentare la prova autentica dell'ordine scritto da Monsieur a Boyer per quella somma. Si rimprovera Luigi d'aver avuto influenza nella corte di Vienna. E in prova di ciò si cita una lettera di Domoutier in cui scrive a Monsieur in modo che sembra proporgli Bretteil come uomo avente influenza nella corte di Vienne, come conscio delle intenzioni del re, or qui dunque non va che una lettera di Dumoutier, il quale era bensì la gente dei principi fratelli presso le corti estere, ma non già quello del re, dunque la sua opinione non è d'alcun peso, essa non fa prova del fatto annunziato che Bretteil conoscesse le intenzioni del re e quando questo fatto si sì strano sia vero, ov'è la prova che l'intenzione del re accennata qui senza spiegarla fosse un'intenzione rea. Senza questa prova cade ogni accusa. Si è pure citata una lettera di Tulenjon nel partire per Vienna in cui scrive ai principi fratelli del re che sarà degnato il re fargli sapere che approvava la sua condotta. L'autorità di questa lettera sembra molto sospetta. Parla sì in essa di un certo Valéry, tenente colonnello, nipote di toulon molti però assicurano che Valéry non è tenente colonnello ed è solo cugino, non nipote di toulon Ora sembra difficile che questi sia si sì, tanto ingannato in affari di sua famiglia, ma voglio ammettere la lettera qualsiasi prodotta, che mai ne risulta. Qual prova che Luigi abbia veramente approvato la condotta di Toulonjon può egli venire accusato per un'asserzione a lui del tutto straniera? Ma la falsità di questa asserzione si conosce facilmente osservando a chi scrive Toulonjon che aveva saputo da Luigi che gli approvava la sua condotta, sopra un fatto così importante in cui trattavasi delle intenzioni di Luigi. Se ne avesse avute le prove non avrebbe certamente trarasciato di comunicarle ai principi fratelli, eppure non fa che asserirlo senza averne prova alcuna da tu. Non meritano lunga discussione quelle vaghe imputazioni di commercio considerabile di cui si è preteso ad avere le prove nelle carte trovate a Septale. Avete sentito voi stessi l'insussistenza di questa imputazione e non ne avete fatto un capo d'accusa, ne avete soltanto interrogato Luigi che non poteva meno di palesarvene la sorpresa. La circostanza che ha dato pretesto a questa vergognosa imputazione è semplicissima. Luigi servava ad imitazione dei suoi predecessori un peculio particolare destinato alla beneficenza. L'aveva affidato a Septuel prima, che fosse cassiere generale dell'assegnamento fattogli dalla Costituzione. Septuel, per evitare il sospetto d'essersi appropriato quel peculio, lo impiegò per qualche tempo in cedole di Parigi, quindi in cambiali per Parigi e per i paesi stranieri. Frattanto ne rendeva conto a Luigi e pagava le somme destinate a chi presentava gli un ordine sottoscritto dal re ecco i fatti che Luigi assicura essere esatti e che non possono essere smentiti da alcuna carta trovata presso Septel. da queste carte non l'altro risulta che una speculazione fatta da Septel per quanto pare nello scorso marzo di impiegare i suoi capitali che erano cospicui in comprare merci da vendere fuori di paese ma Septel ha spiegato egli stesso in un pubblico scritto questa sua speculazione assicura che essa era tutta sua e che teneva anzi un registro separato dei denari di Luigi, registro che mostra L'uso fatto di questi denari, registro che si è trovato certamente fra le sue carte e che non ci è stato comunicato. Vengo al rimprovero di subornazione di molti membri dell'assemblea legislativa. Si è accusato Luigi di aver voluto carpire con mezzi corruttori decreti relativi al rimborso delle cariche della sua corte e da varie pensioni in discarico del suo assegnamento. <ride> Legislatori. Io oserò dirvi che voi stessi non l'avete creduto, no. Voi non avete creduto che un membro solo dell'Assemblea Legislatrice fosse disposto a vendere il suo voto, né Luigi a comprarlo. Quale interesse vi avrebbe egli avuto? Il rimborso delle cariche di sua corte era stato stimato da Montesquieu nell'Assemblea Costituente e da Cambon, la seguente legislatrice, nella somma di 30 milioni. L'amministratore del regio assegnamento l'aveva calcolato per una somma uguale ma aveva un piano diverso. Voleva infatti che gli ufficiali conservati depositassero in forma di ipoteca nel pubblico tesoro 10 milioni, ne riscuotessero gli interessi dal privato peculio regio e che per tal modo il rimborso delle cariche estinte si riducesse a soli 20 milioni. Questo piano era stato adottato dal commissario destinato dell'assemblea a calcolare i rimborsi e pensavasi a farlo gradire all'assemblea nazionale ma qual profitto aveva a sperarne luigi perché tentasse di riuscirvi per via di corruzione questo piano scemava di 10 milioni il rimborso delle cariche di corte risparmiava altrettanto alla cassa nazionale gravava il reggio peculio degli interessi di questa somma cosa aveva, il ridico a profittarvi luigi Dicesi che il commissario rimborsatore domandava una somma di 50.000 lire, ma questa somma non era per lui, era destinata alle spese grandiose di un edificio destinato a sì grande e complicato affare. Appare poi un progetto di decreto relativo al rimborso delle pensioni che si dividevano in tre classi, le pensioni accordate per servizi militari nelle regge guardie e quelle accordate dagli antecessori di Luigi per servizi in corte, quelle accordate da Luigi o dalla defunta regina per servizi pure di corte. Le pensioni delle due prime classi si volevano rimborsate dalla nazione e quelle della terza si lasciavano a carico del Regio Pecuglio. Dunque pretendesi qui che sia impiegata la corruzione per isgravare il pecuglio del re di molte pensioni cui avrebbe dovuto supplire e cita si prova una lettera dell'amministratore del regio assegnamento scritta a Septail in cui l'avvisa che questo decreto avrebbe costato un milione e mezzo e che abbisognava di questa somma per l'indomani ah, io potrei dimandare se questa lettera è sincera se è stata scritta veramente dall'amministratore, se egli l'ha veramente diretta a Septel. Potrei dimandare se dopo la morte dell'amministratore si può trarre prova da una lettera che egli non ha riconosciuto vivendo. Se può torcersi contro la sua memoria una frase che potrebbe spiegare se vivesse, se si può quindi veramente trarre argomento che sia simpiegata corruzione. Potrei dimandare. Ma a che mi arresto quando posso rispondere con una sola parola? Il fatto sta e risulta dalle carte stesse comunicate a Luigi che egli solo ha impedito che questo progetto di decreto sia stato proposto all'esame dell'assemblea, che egli l'ha rigettato con dispetto. Dirassi ora che Luigi ha impiegato maneggi colpevoli per farlo adottare quando egli stesso ha impedito che si adottasse? E qual motivo avrebbero indotto a darsi briga per questo decreto? Io non parlo del suo carattere cui ripugna ogni viltà, non parlo dei membri dell'Assemblea incapaci di assecondarla, io parlo del suo interesse che non vi riconosco. Se voleva sollevare il suo assegnamento dalle pensioni addossatevi, chi l'impediva? Non aveva che a ricusarle? Non egli a credersi che avrebbe preferito questo mezzo, dipendente da un atto solo della sua volontà, a quell'altro che avrebbe potuto compromettere il suo decoro? Chi è capace di impiegare una corruzione rea onde può temere danno è ben più capace di un ingiusto rifiuto per cui non corre alcun rischio. Insomma, io comprendo che si impieghi la corruzione per proprio vantaggio. Il cuore umano ne somministra purtroppo moltiplici esempi, ma che si impieghi la corruzione da chi abbia a risentirne tutto l'avvilimento per sé e lasciarne tutto il profitto ad altri, io, confesso il vero, non lo capisco. Avete accusato Luigi di aver continuato il soldo alle sue guardie del corpo di Coblenza. Da prima notizia di questa accusa, quale emozione non dovete citare nel popolo, quanto grave non dovete reputarla. Confesso il vero, legislatori, essa ha prodotto anche in me l'impressione la più dolorosa. Prima di essere chiamato a patrocinare Luigi, io, sai, per cagione d'essa, concepire sospetti della sua buona fede, dubitare delle sue intenzioni. Le prove mi parean sì forti, i documenti sì chiari, le deduzioni sì evidenti che non vedea modo di conciliare l'opinione suggeritami dal cuore con quella che mi il ragionamento. Ebbene? Io detesto qui il mio errore. La clientela di Luigi mi ha dato occasione di disingannarmi, e faccio qui, dinanzi a tutta la Francia, la ritrattazione solenne che devo alla fama del mio cliente. Una sola osservazione, ma decisiva, dissiperà questa accusa. Ciascun di voi ricorda sicuramente la lettera di Coblenza, quella relativa al mese d'ottobre del 1791. Orbene, veggiamo che cosa scriveva il d 14 del seguente novembre l'amministratore del regio assegnamento al custode di quella cassa. L'intenzione del re, signore, è di continuare agli ufficiali e soldati delle quattro compagnie, delle sue guardie del corpo. Lo stipendio attuale sino a che Sua Maestà abbia deciso sulla loro sorte in avvenire. Ma Sua Maestà intende che l'importo di questi stipendi non sia rimesso in massa allo Stato Maggiore, ma che in avvenire ciascun ufficiale o soldato o suo procuratore sia pagato dalla Cassa del Regio assegnamento mediante quitanza accompagnata da un attestato di residenza nel regno. Sua Maestà mi ha pure incaricato di significarvi i suoi ordini. Perché siano trattati nella stessa maniera gli ufficiali ed altri impiegati del già reggimento delle guardie francesi, cui ella continua a stipendiare. Vi prevengo del resto che Sua Maestà ha comandato che cessi dal primo del passato luglio il pagamento d'ogni spesa relativa alle compagnie della Guardia del Corpo, eccettuati gli stipendi conservati e il mantenimento dei cavalli. Legislatori, non è duopo di commentare un testo sì chiaro. Esso dissipa ogni vestigio di questa imputazione di cui fu vittima infelice Luigi. Ma quali crudeli riflessioni non si presentano in questa circostanza? Tutti i documenti che appoggiavano l'imputazione hanno avuto la massima pubblicità, è stato perciò denunziato Luigi a tutta la Francia, a tutta Europa. Il documento che bastava solo a giustificarlo rimane ignoto. Ma va di più: le carte dell'amministratore del regio assegnamento sono state sequestrate. Dove ha pur trovarvissi l'originale dell'ordine datogli da Luigi che l'amministratore stesso comunicava a Septoil? Dove ha egli conservarlo per propria sicurezza e indennità? Eppure strano destino, tutto si trova in quelle carte fuorché quest'ordine. Buon per Luigi che gli ne rimembra la data, e gli fa cercare nei registri dei suoi uffizi la lettera che aveva egli ordinato all'amministratore di scrivere a Septail. Ne ottiene copia autentica, può ora mostrarla a tutta Europa. Dal carattere di questa accusa, giudicate ora cittadini di tutte le altre. Giudicate quanto migliorerebbe la causa di Luigi se non fossero state dilapidate le sue carte nell'invasione del suo domicilio, se avesse assistito egli stesso alla loro verificazione, se avesse potuto richiamare le carte che dovevano trovarsi insieme a quelle che gli furono opposte, se avesse potuto soprattutto valersi in sua difesa di tant'altre carte che ora più non gli rammenta la sua memoria, giudicate con quanta maggior forza avrebbe risposto a tutte le vostre imputazioni, avendovi pur risposto sì bene anche senza quelle carte, quante spiegazioni soddisfacenti non vi avrebbe egli dato, qual luce non avrebbe opposto a quelle accuse tenebrose che non ebbero consistenza se non dall'ombra di cui sebbe la vedutezza ad avvilupparle. Giudicate, infine, quale sia il nostro rammarico d'essere privi di un soccorso che ci avrebbero somministrato di possenti mezzi per convincervi. Giudicate quali sarebbero state con questi le nostre speranze da quanto abbiamo fatto in tanta privazione. Giudicate quanto abbia ci oppresso l'animo in una causa sim memoranda, la mancanza di tempo, di comunicazione di documenti, di ricerche, gli ostacoli opposti ai nostri sforzi, perfino l'eccesso del nostro zelo. Giudicate quanto il cuore ci laceri, il pensiero che fatti per così dire ma levadori da tutta Europa del destino di Luigi, troviamo perfino nell'ampiezza stessa di questa incombenza gravissima il massimo ostacolo a ben adempierla. Rammento a voi cittadini il nostro dolore. E ne sono più che mai compreso nel vostro cospetto in questo momento in cui debbo ragionare della disastrosa giornata del 10 agosto. Giornata che sarebbe stata, come si è detto, la più rea per Luigi se gli avesse avuto a quell'epoca spaventosa le intenzioni atroci imputategli. Rappresentanti del popolo, io vi vissuto. Di non considerarci in questo istante quali patrocinatori di Luigi. Abbiamo noi pure una coscienza nostra, noi pure siamo parte del popolo. Sentiamo ciò che egli sente, proviamo i suoi moti, vogliamo ciò che egli vuole, siamo cittadini, siamo francesi. Abbiamo pianto col popolo. Se colui compassioniamo il sangue sparso nella giornata del 10 agosto avessimo creduto Luigi colpevole degli impercettibili avvenimenti che l'hanno fatto spandere. Voi non ci vedreste oggi alla vostra sbarra prestargli, osero dirlo, sì, prestargli il sostegno della nostra coraggiosa veracità, ma Luigi è accusato, egli è accusato del più esecranto delitto. Importa a lui d'essere giustificato innanzi a voi, innanzi alla Francia, innanzi all'Europa tutta. Dovete dunque ascoltarlo e sospendere intanto ogni prevenzione, ogni odio. Dovete ascoltarlo come se foste stranieri a questa scena di desolazione che dobbiamo ricordarvi almeno in compendio. Voi lo dovete perché vi siete creati i suoi giudici. Voi rimembrate la giornata del 20 giugno, il mio rifiuto di accondiscendere alla moltitudine che aveva invaso armata il mio castello, la mia perseveranza in questo rifiuto. Questa perseveranza inasprì di più la moltitudine già irritata. Va a chi dirige questo risentimento, il nutre. Il fortifica ispira nuove pretensioni. Si vociferano trame, si fa credere una cospirazione formata per rapirmi e trasportarmi fuori della capitale. Si attribuiscono a questo partito ampi mezzi, si parla di preparativi, di comuni d'armi, di vesti militari. Si fanno molteplici denunzie alla municipalità che accrescono la fermentazione. Trascorre così il mese di luglio tra queste procellose agitazioni. Io, intanto, sono tutto occupato a calmarle. Pensai da prima savio consiglio non badare a quelle vociferazioni di preparativi e darmi raccolte ma quelle vanno acquistando tal credito che divien pericoloso il trascurarle. Sento il bisogno di tranquillare le inquietudini del popolo, anche chimeriche. Offro me stesso alle più diligenti perquisizioni. Scrivo il D 26 luglio al prefetto della municipalità e l'invito a fare una visita nel mio castello. Ordino intanto che ogni uscio gli sia aperto. Il prefetto risponde che ne darà l'incombenza ad alcuni ufficiali municipali, ma la visita non si fa. Scrivo all'Assemblea nazionale. Le partecipo le mie inquietudini, la mia lettera al prefetto, la risposta avutene. L'Assemblea non decide nulla. Frattanto, le precauzioni stesse prese per calmare l'effervescenza la crescono. Si rinnovano le medesime vociferazioni, le medesime denunzie alla municipalità, cresce il bollore negli animi, si parla altamente della mia detronizzazione, se ne fa la disputa, si insiste. I commissari delle sezioni s'adunano e presentano, guidati dal prefetto stesso, all'assemblea il 3 di agosto una formale richiesta perché sia accordata ai voci del popolo la mia deposizione. Già si pretende di ottenerla, o di buon grado, o per forza. Già si prescrive il giorno all'assemblea per dichiararla, si minaccia che ove non venga proclamata nella serata del giorno dove, alla mezzanotte seguente si suonerà martello, si batterà la chiamata generale, seguirà l'insurrezione del popolo. Fin dai primi giorni d'agosto, Mero avveduto. E la mia situazione diveniva sempre più critica. Vedevo l'agitazione degli animi. Cominciai dunque a pigliare alcune precauzioni per difendermi. Chiamai a tal fine la Guardia nazionale. Collocai gli svizzeri nell'interno del castello. Tenni una corrispondenza ancor più esatta con le autorità popolari. Finalmente non trascurai alcuno dei mezzi che, in questo frattempo, a vista dei pericoli onde credevami minacciato, mi suggerì la prudenza. Arriva il 9 agosto. Va chi eccita nell'animo mio inquietudini ancor più vive. Mi si parla di adunamento, di preparativi, di pericolo imminente per la notte stessa. Raddoppio le precauzioni, aumento le guardie nazionali che vegliar debbono al castello, faccio mettere gli svizzeri sulle difese, chiamo le autorità costituite, gli ufficiali del dipartimento, del municipio. Sono così invitati a soccorrermi. Tutti quei magistrati la cui presenza poteva imprimere il maggior rispetto negli animi popolari. Questi magistrati impongono, in nome della legge, alle guardie nazionali e ai soldati svizzeri di non permettere alcuna violenza al castello. Danno gli ordini opportuni per le circostanze. Il prefetto stesso visita i posti. Infatti, Già si suona a martello, già si batte la generale, il popolo accorre, passano alcune ore in agitazione inoperosa. Verso il mattino comincia la marcia del popolo. Egli s'avvia al castello e vi, vi si porta armato, seguito da cannoni. Questi già sono appuntati contro le porte, il popolo è lì minaccioso. Allora gli si fa incontro il sindaco del dipartimento, accompagnato da ufficiali municipali e rappresenta la moltitudine che, in folla sì tumultuosa, non può presentare alcuna richiesta né a me né all'Assemblea. L'invita a scegliere venti deputati. Quest'invito non è ascoltato. Cresce la moltitudine, un popolo immenso accorre sulla piazza Carusel, l'agitazione s'aumenta e diviene sempre più pericolosa. I magistrati del popolo, avvertitine, si volgono alla truppa. Il sindaco legge l'articolo 5 della legge del 3 ottobre, esorta i soldati a difendere il mio domicilio, l'autorità mia costituzionale, dà l'ordine, certamente suo malgrado, ma lo dà pure, di respingere la forza con la forza. Una scarica di cannoni è la risposta degli artiglieri. Il sindaco ritorna sollecito al castello. Avvisa Luigi dell'imminente pericolo. Il previene che non può aspettarsi verun un soccorso. Luigi aveva già da qualche ora mandato i suoi ministri all'assemblea per implorare il soccorso di una sua deputazione. Le partecipa ora di nuovo la sua critica situazione. L'assemblea nazionale si tace. Il sindaco allora con due altri membri del dipartimento invitano Luigi ad andare egli stesso, con tutta la sua famiglia, in seno all'assemblea. Rappresentano la necessità di questa risoluzione. Luigi vi si rende. Un'ora dopo cominciano le nostre disavventure. Cittadini, ecco i fatti, ecco quali sono noti. Attestati da tutti i fogli pubblici, registrati nel giornale degli atti dell'Assemblea, consegnati, insomma, per ogni dove nulla vi ho aggiunto del mio. Narrando quei tristi eventi, non ho fatto che seguire il dovere della mia clientela e dalla rapidità con cui li abbiamo percorsi. Potete argomentare quanto ci pesi e rimembrarli. Ma insomma, ecco i fatti ora uomini giusti dimenticate se è possibile le orribili conseguenze di questa sanguinosa giornata cercatene meco soltanto le cagioni e ditemi ove oh il delitto che imputate a Luigi in ciò che avvenne dopo che egli si è ritirato nell'assemblea o in ciò che avvenne prima ma dopo l'epoca del suo ritiro Luigi non ha veduto detto fatto comandato nulla non ha lasciato l'asilo che aveva scelto spontaneamente che per entrare nella prigione ove detenuto tutt'ora come mai si è azzuffata la pugna. Io l'ignoro. E forse l'ignorerà anche l'età ventura, ma certamente Luigi non può esserne incolpato. Volete costituire il delitto in ciò che precede il ritiro di Luigi nell'Assemblea? Ma quali circostanze lo costituiranno? Avete parlato di intenzioni ostili di Luigi. Qual prova avete di queste intenzioni? Quali fatti? Quali azioni citate? Si è detto vagamente che una cospirazione voleva rapirlo e trasportarlo fuori della capitale. Ma dov'è questa cospirazione? Qual ne avete vestigio? Qual prova? Voi avete parlato di apparecchi. Io vedo bensì per parte di Luigi apparecchi di difesa, ma non vedo apparecchi di attacco. Che ha fatto egli per essere convinto di aggressione? Qual è il suo primo movimento, il suo primo atto? Si è osato imputargli a delitto perfino di aver collocato truppe nel suo castello. Dove egli dunque cedere alla moltitudine, ubbidire alla violenza? L'autorità affidatagli dalla Costituzione non era essa un deposito che egli doveva ad ogni modo difendere intatto? Cittadini, se in questo momento. Vi si recasse avviso che una moltitudine cieca ed armata marcia contro di voi e che, sprezzando il vostro carattere sagro di legislatori, vuole strapparvi da questo santuario. Io dimando a voi che fareste? Ascoltatemi, cittadini. Egli aggressore, colui che è costretto a lottare con la moltitudine, è il primo a chiamare a sé le, le autorità popolari, il dipartimento, il municipio, perfino l'assemblea stessa, che con la sua presenza avrebbe forse prevenuto i disastri di quella giornata? Vollegli il male del popolo chi non oppose all'impeto di lui che è i difensori di lui medesimo? Ben so che talune è andato disseminando aver lui medesimo, sotto mano, promossa l'insurrezione del popolo, qual mezzo opportuno alle mire che gli sappongono, ma chi ignora oggi mai che gli avvenimenti di quella giornata erano stati già molto prima preparati, che ne sono stati meditati i mezzi e nodriti in silenzio, che si giudicò necessaria un'insurrezione contro Luigi, che vi furono i capi per ordinarla, i luoghi per combinarla, i motori per effettuarla, chi ignora i progetti formati, le leghe conchiuse, i trattati sotto scritti, chi ignora che il tutto è stato concertato, disposto, eseguito per l'adempimento del gran progetto di dare alla Francia quello Stato di cui essa gode presentemente, legislatori. Negar non si possono questi fatti, troppo sono pubblici, troppo sono già divulgati in tutta la Francia, vennero qui, in presenza vostra, in questa stessa sala in cui parlo, se gareggiato per farsi un merito della giornata del 10 agosto. Io non vengo qui a contrastare questa gloria a chi se l'è attribuita, non dirò nulla né contro i motivi dell'insurrezione né contro i suoi effetti. Dirò solo che se l'insurrezione verrà già assai prima del 10 agosto, come gli è certo, se essa è riconosciuta e confessata da tutti, non si può in modo alcuno riguardare Luigi per esserne l'aggressore. Eppure voi l'accusate. Gli rimproverate il sangue sparso. Ne volete vendetta sopra di lui, contro lui. Che in quel giorno non venne all'Assemblea che per impedirne lo spargimento, contro lui che in tutta la sua vita non ha mai dato un decreto di sangue, contro lui che il 6 ottobre vietò alle sue guardie stesse di difendersi, contro lui che a Varennes fu piuttosto di essere fatto prigioniero che d'occasionare la morte di un uomo solo, contro lui che il 20 giugno ricusò le difese offertegli e volle restare solo in mezzo al popolo, voi gli imputate il sangue sparso da! Egli geme quanto voi sulla fatale catastrofe che l'ha fatto versare. Questa è la più profonda ferita del suo cuore, il suo più crudele rammarico. E sa di non esserne l'autore, ma sa che forse ne è stata la sgraziata occasione e ne è inconsolabile. E lui medesimo, lui, ne è accusate. Francesi. Ov'è dunque ora quel carattere nazionale di grandezza, di lealtà che singolarmente onorava i vostri antichi costumi? Impiegherete voi tutta la vostra possanza a colmare le sciagure di un uomo che ebbe il coraggio di affidarsi ai rappresentanti stessi della nazione francese. Non avrete più dunque alcun riguardo ai sacri diritti d'asilo, alcuna compassione per l'eccesso dell'infortunio. Uno che cessa d'esser essere re non vi pare dunque una vittima abbastanza infelice della sorte. Non vi debba parere impossibile di rendere più misero ancora il suo destino. Francesi. La rivoluzione che vi rigenera ha sviluppato in voi i germi di grandi virtù. Ma temete che non abbia indebolito nel vostro cuore il senso dell'umanità, senza cui non è virtù vera. Ascoltate fin d'ora ciò che un giorno dirà l'istoria alla fama. Luigi salì di trono vent'anni. In quell'età, di è sul trono, l'esempio di buoni costumi non ebbe debolezza colpevole, non un corruttrice. Fu economo, giusto, severo. Si mostrò sempre l'amico costante del popolo. Il popolo bramò la soppressione d'un tributo gravoso e lo soppresse. Dimandò che fosse abolita la servitù ed egli cominciò ad abolirla nei propri domini. Chiese il popolo che fosse addolcita la sorte degli accusati con opportune riforme del codice criminale. E Luigi fece queste riforme. Volle il popolo che migliaia i francesi, privati per le nostre usanze dei diritti di cittadino, li acquistassero o li recuperassero e Luigi il fece con legge solenne, volle il popolo la libertà e Luigi gliela concesse e prevenne il desiderio di lui i propri sacrifici. Ed eppure, in nome di questo medesimo popolo che si dimanda oggi, cittadini, non posso finire, ma resto in faccia alla storia pensate che essa giudicherà il vostro giudizio e che il giudizio di lei sarà quello dei secoli. Avete udito la mia difesa, io non la ripeterò. Parlandovi forse per l'ultima volta, io vi dichiaro che la mia coscienza non mi dà alcun rimorso e che i miei patrocinatori non vanno detto che il vero. Non ho mai temuto un pubblico esame della mia condotta, ma squarciami il cuore l'imputazione compresa nell'atto d'accusa che io abbia voluto spargere il sangue del popolo e soprattutto. Ch'io abbia cagionato le disgrazie del 10 agosto. Confesso che le prove molteplici date da me in ogni tempo del mio amore per il popolo e tutta la mia condotta mi sembravano prove sufficienti a persuaderlo, ch'io era pronto a esporre la mia vita per risparmiare il suo sangue e allontanare per sempre da me una siffatta imputazione. Cittadini, noi vi supplichiamo di esaminare con la vostra giustizia se non verrà gran differenza tra il rimandare voi stessi spontaneamente il giudizio di Luigi alla ratificazione del popolo francese e condiscendere all'esercizio del diritto naturale sagro che spetta a tutti gli individui, sì, a tutti e per conseguenza a Luigi. Quella questione noi ve la proponiamo oggi per adempiere a quest'ultimo dover nostro verso Luigi. Voi stessi ce l'avete incaricati, vi supplichiamo di pesarla con quella santa imparzialità che la legge comanda. Cittadini. Tale era la triste incombenza dataci da Luigi. Or sappiamo che il fatale decreto di morte non ha avuto infra i suffragi che la maggiorità di cinque voti. Cittadini, sappiamo che sol questa mattina avete col decreto vostro deciso che la maggioranza d'un voto solo basta per la validità del giudizio che avete pronunziato, ma vi prego ancora qui, in nome della giustizia, dell'umanità, della patria, fate pur uso della vostra illimitata possanza, ma non atterrite la Francia stupefatta con lo spettacolo d'un giudizio pronunciato a fronte d'un sì considerabile numero d'opponenti. Cittadini, eserciamo noi qui per l'ultima volta un ufficio religioso, sacro, appoggiatoci da voi stessi. E voi comprendete qual deve essere per questo titolo stesso l'impegno nostro. Permettete dunque che vi scongiuri in nome di Luigi XVI, che vi supplichi di riflettere che quasi tutti i membri che hanno votato per la ratificazione del vostro giudizio a farsi dal popolo hanno appoggiato il loro voto alla salvezza della Repubblica. Cittadini, voi che combattete per la salute della nazione, per i suoi veri interessi. Io vi dimando, non tremerete in pensando che la salute della Repubblica, di tutto l'impero, di 25 milioni di abitanti, può dipendere da cinque voti! Claudio Calafiore, maestro mio e direttore artistico del Teatro Nero di Modena, al quale speriamo di vedervi spesso e presto. Grazie a tutti.